Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un altro Italy vs Canada. In realtà questo video, questa idea me l'ha dato uno dei miei follower, quindi ti ringrazio tanto per l'idea, perché non ci avevo mai pensato, cioè in realtà ci avevo pensato ma non ci avevo pensato di fare un video, ovvero mi hai chiesto di fare un video sulla moda, di fare un Italy vs Canada riguardo alla moda, e lo faccio con piacere, perché diciamo che ci sono un po' di cose da dire, non tante, però un pochino di cose. Prima cosa è che ovviamente l'Italia è un paese molto più fashion, ok? Tante cose in Italia, devo dire che la gente ti giudica molto di più quando cammini per strada, cioè ti guardano molto di più, ti squadrano dalla testa ai piedi, tipo cosa stai indossando, se quello tipo l'hai preso, tipo è firmato, se la tua borsa è firmata, se quelle cose, insomma, questo genere di cose ti squadrano molto molto di più. Anche per quanto riguarda magari il trucco, vieni molto più squadrato in Italia, cioè se sei senza trucco, cioè la gente ti guarda molto peggio, mentre poi in Canada se ne fischiano altamente. Infatti io ho iniziato a truccarmi seriamente quando avevo, oddio, 2 o 3 anni fa, mettiamolo 2 o 3 anni fa. Quindi diciamo che spesso quando andavo in giro tipo senza trucco, magari entravo in un negozio di trucchi tipo Sephora in Italia, questo dico, oh mio Dio, non vi dico le occhiatacce, è una cosa terribile, perché basano tutto sul fatto che tipo se non sei truccata e stai entrando in un negozio di trucchi, significa che boh, stai entrando solo per guardare così a caso, ma boh, non capisco questa concezione, ma vabbè. Quindi diciamo che in Italia la gente tende ad essere molto più fashionista, ma è anche vero che in Italia abbiamo le temperature per essere fashioniste, perché ho fatto tanti video riguardo l'inverno, e uno dei fatti è che l'inverno è freddo, quindi se devi andare in giro, camminare, magari andare a prendere gli autobus o una metro o robe del genere, non puoi permetterti di mostrare il tuo lato fashionista. Lo puoi fare magari durante l'estate, magari i primi mesi dell'autunno, assolutamente, ma durante l'inverno assolutamente no, perché sarai coperto fino a qua con il cappello o col cappuccio, avrai i guanti, avrai tipo i mega scarponi, avrete presente tipo le Timberland, che onestamente tanta gente piace ma in realtà sono proprio brutte, oppure gli scarponi pure peggio delle Timberland, che magari se trovo un'immagine ve la metterò qua, che sono terribili, sono dei scarponi giganti che non ti puoi neanche vestire bene. Quindi spesso tanta gente che lavora magari in ufficio o in dei posti un po' più chic, solitamente si comprano delle cose con le quali coprono le scarpe, una specie di copriscarpa, non so neanche come chiamarle. È una cosa stranissima che ho visto, perché una volta sono andata a una conferenza all'università, e quelli che hanno fatto la conferenza avevano tutti i tacchi, però tutte le donne avevano i tacchi, i signori avevano delle scarpe lucide, insomma le scarpe eleganti, e avevano tutti in questi coprescarpe che una volta che sono entrati là le hanno tolte. Questa cosa in realtà è geniale, ovviamente, perché ti aiuta a non sporcarti, oppure ti aiuta a non portarti dietro un altro paio di scarpe e cambiarti, insomma. Quindi già da questo punto di vista diciamo che l'inverno non è dalla tua parte in Canada, quindi non puoi sempre vestirti come vuoi. Per esempio, io adesso mi sono abituata alle temperature canadesi, onestamente, quindi anche durante l'inverno spesso metto anche la gonna, però non sempre puoi permetterti di mettere lì la gonna, perché spesso pure con i pantaloni crepi di freddo, quindi se metti anche la gonna con delle calze, cioè non sei po'. Quindi principalmente un canadese in inverno, cioè avete presente tipo le sfilate dove fanno vedere queste cose tipo collezione autunno-inverno, questi mini cappottini, robe che tipo li puoi indossare in Italia o in Francia, e poi qua in Canada hai questo aspetto. Quindi diciamo che questa è già una cosa svantaggiosa. Un'altra cosa è che qua la gente diciamo che non segue tanto le mode, non segue tanto le tendenze. Ovviamente non dico che tutti siano così, perché anche in Italia non tutti seguono le mode, non tutti seguono le tendenze, cioè non sto cercando di generalizzare assolutamente, però lo sapete benissimo che in Italia la gente si veste molto meglio. Una volta che arrivate qua in Canada capirete subito che la gente si veste molto più semplice. Non dico che si vestano male, perché non si vestono male, non si vestono da barboni, ma però si vestono in maniera molto più semplice, meno appariscente, mettiamola così. E questa è una cosa che diciamo
disprezzo perché, cioè, a me piace vestirmi elegante, ma non mi piace, tipo, non seguo sempre le ultime mode, va bene? Quindi diciamo che io arrivo con le tendenze, arrivo sempre tardi, cioè, tipo, quando c'è una nuova tendenza io lo scopro tipo 5 mesi dopo, forse. Quindi è una cosa che mi piace tanto perché sono molto più semplici e, come ho già detto, non ti squadrano dalla testa ai piedi su come sei vestito, su cosa stai indossando, che occhiali hai o che borsa hai o le tue scarpe, insomma la gente se ne frega un po' meno. Infatti anche all'università, mi ricordo che quando andavo all'università c'era gente che veniva in tutto in pigiama direttamente, la gente che abitava sul campus, vi giuro, veniva in pigiama a scuola, in pigiama, cioè top, io avrei amato fare questa cosa, ma io non abitavo sul campus, abitavo un po' vicino al campus, tipo 5 minuti, però comunque uscire fuori significava morire, ma siccome l'università c'ha i tunnel, allora la gente veniva tipo direttamente in pigiama con il loro caffè, tipo a mangiarlo, era bellissimo. Adoro. Una cosa sono anche i negozi, infatti in Europa abbiamo tanti negozi tipo europei, per esempio Zara, spagnolo, abbiamo un sacco di negozi tipo Mango, abbiamo, insomma ci sono un sacco di negozi, hai tanta scelta, quindi diciamo che devo dire che in Italia, se devo fare sto facendo la comparazione solo con l'Italia, devo dire che la gente tende a spendere molti più soldi sui vestiti a differenza dei canadesi. Infatti i canadesi spesso vanno tipo nei negozi tipo H&M, robe, e poi loro hanno anche i loro negozi tipo Urban Planet e Ardennes, sono dei negozi di qua dove loro fanno queste cose, sono, è un po' la moda low cost. Ovviamente io non vado più in quei negozi a comprare cose, eccetto rare eccezioni in cui posso andare, perché fanno tante cose tipo che sono un po' slutty, quindi diciamo che tendo adesso a comprare meno cose ma di qualità migliore, però quei negozi diciamo che costano molto meno e diciamo che tanti adolescenti se lo possono permettere tranquillamente e sono anche alla moda, ma ovviamente non sono lo stile di qualcuno che andrebbe a lavorare in ufficio, onestamente. Però diciamo che mentre in Italia vediamo tante fotocopie, perché è vero, una volta che esce una tendenza in Italia la vediamo ovunque, tipo erano uscite in un periodo le scarpe, quelle dell'Adidas, quelle proprio brutte, mi dispiace perché a chi piace quelle scarpe, non mi piacciono, quelle bianche, strane, insomma, non mi piacciono le cose dell'Adidas in generale, erano uscite quelle, tutte ce le avevano. Tutte le ragazze ce le avevano, cioè, mi ricordo che è stato un boom, le vedevo addosso di tutte le ragazze, oppure i cappotti quelli verdi, i parka o come si chiamano, mi ricordo, tutti avevano la stessa giacca, quindi diciamo che in Italia una volta che c'è una tendenza la vedi addosso a un sacco di persone, a proprio un sacco di persone, cioè sono delle fotocopie, mentre qua è raro che tu veda delle persone vestite uguali, sia perché magari vanno in negozi diversi, sia perché appunto non seguono tanto le tendenze, le ultime tendenze. Ultima cosa che c'è da dire sulla moda, per quanto riguarda appunto l'inverno, perché mi ero dimenticata prima, è il fatto che durante l'inverno se la gente ha delle scarpe di merda, detta proprio così, tipo scarponi e roba del genere, è perché sulle strade c'è tanto sale e ci sono tante piccole... si chiamano piccole pietricine che loro mettono per non farti scivolare, per non farti morire, insomma, e quella cosa rovina tantissimo le scarpe, tipo il sale rovina tantissimo le scarpe, oppure le pietre che ti entrano nelle scarpe, insomma una cosa fastidiosissima, quindi solitamente la gente cerca di non, cioè cerca di spendere per comprarsi delle scarpe buone, nel senso che vuoi una cosa di qualità che non si rompa dopo 2 secondi, che duri al freddo, all'inverno, alla pioggia, alla neve, però allo stesso tempo non prendono delle cose troppo carine, perché appunto un paio di scarpe spesso potresti usarle 2 inverni e poi le devi cambiare per colpa appunto del sale, ed è una cosa tristissima. Un'altra cosa che spesso fanno qua, questa è proprio moda terribile, cioè non è neanche tanto una moda, ma è proprio per farvi capire quanto quando il freddo arriva a essere troppo freddo, e che spesso quando fa tanto freddo la gente si mette i pantaloni da sci e vanno in giro senza problemi, nessuno li giudica, vanno in giro con pantaloni da sci non solo per quando vanno a sciare ma proprio anche nelle città, perché se è una giornata ci sono tipo meno 30 gradi tu devi camminare tanto magari pure per andare alla fermata dell'autobus ti si congela tutta, ti si congela la vita, ti si congela l'anima. Allora tanta gente mette i pantaloni da sci, quindi se venite in Canada durante l'inverno non meravigliatevi se vedete la gente con i pantaloni da sci in giro, so che non c'entra con la moda però volevo dirlo. Insomma, per concludere devo dire che i canadesi sono molto più semplici nel vestire, giudicano meno, seguono meno le tendenze, e spesso anche è vero che vanno anche tipo per esempio nei negozi
dell'usato comprano tanto. Magari non sono tanto i giovani che comprano il negozio dell'usato, però comunque c'è tanta gente che va nel negozio dell'usato e non è una vergogna, perché per loro non è una vergogna, mentre in Italia magari i negozi dell'usato sono visti come più io, la plebe o robe del genere. Qua sono una cosa che tantissimi vanno e comprano le loro cose là senza problemi. Bene ragazzi, questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se avete altre domande fatemi sapere, perché comunque questa è stata comunque un'idea alla quale non ci avevo neanche pensato. Noi ci vediamo alla prossima volta, ciao!